Cari amici, buongiorno, buon Santo Stefano a tutti, la Via dei Presepi quest'oggi è a Santa Maria di Feletto. Siamo in compagnia di un componente storico del gruppo degli amici del Presepio, Alfredo Canzana. Alfredo, ben ritrovato, grazie dell'invito. Saluti a tutti e soprattutto al nostro intervistatore che fa la sua funzione di una bella propaganda per il nostro presepe. E a proposito di presepe, quest'anno una piccola novità, raccontaci il tuo presepe. Allora, sarebbe da partire con quando abbiamo smesso nel 2019, è stata la chiusura, diciamo, e avevamo un buon auspicio per quello del 2020. 2020 non è stato possibile farlo perché c'è arrivata l'epidemia, il Covid, dove che ha fatto un sacco di morti che non sto ad elencare le cifre, anche perché non me le ricordo. Però vediamo al clou del vostro presepe. Abbiamo aperto con un tentativo di avere anche fortuna di avere dei partecipanti che ci vengono a visitare. Non abbiamo trasformato così con grandi trasformazioni la scena, perché è rimasta quella che avevamo, con alcune aggiunte migliorative naturalmente. Alfredo, a proposito della scena, il vostro presepe è particolare perché rappresenta il vostro paese. Certamente, rappresenta il paese di San Pietro di Feletto, con la grande pieve, la millenaria pieve storica che abbiamo nel nostro territorio, e il borghetto, cioè tutto quel gruppetto di case che c'è intorno, con la piazzetta, eccetera. Noi abbiamo sempre cercato di rappresentare le nostre piazze, le nostre case, le nostre strade. E inoltre abbiamo anche messo i personaggi del nostro territorio. Possiamo citare tipo Don Milo, il nostro parroco, il sagrestano, che lavorava qui in chiesa e è mancato, tanti altri personaggi, tipo il dottore, tipo Luigi Segatin, se che dice. Alfredo, prima di iniziare questa intervista mi dicevi che la notte di Natale e anche oggi, giorno di Santo Stefano, la gente comunque è affluita. Quali sono gli orari però da oggi al 7 gennaio? Allora, dalle 10 del mattino alle 12, dalle 15 alle 18. Alfredo, con tutto il rispetto delle normative vigenti in questo periodo, sicuramente i telespettatori verranno a trovarvi, però a te adesso una possibilità di dare un augurio di un buon 2022 a tutti i telespettatori. Auguri a tutti gli spettatori di un buon 2022 e un grazie di collaborazione a tutti quanti. E in effetti i tuoi collaboratori sono stati l'anima viva, perché sennò il presepe di Santa Maria di Feletto non l'avrebbe potuto aprire. Esattamente. Bene, grazie Alfredo, ci vediamo il prossimo anno e adesso andiamo a visitare questo bellissimo presepe.